da questo incontro di oggi. Buongiorno a tutti, ben arrivati tramite web, tramite la nostra diretta in questo momento, che poi potremo registrare, potremo rivedere, ed è il secondo appuntamento che abbiamo per presentare la scuola e ai ragazzi che frequentano la classe quinta della scuola primaria, quindi probabilmente alcuni sono territorialmente delle nostre scuole di Fagagna, Cicconico e San Vito, altri probabilmente no. Io leggo una serie di nomi, però non vi conosco tutti personalmente. Comunque do il benvenuto a tutti e in questo momento cercheremo di essere il più possibile comunicativi, il più possibile chiari, il più possibile attrattivi nella nostra scuola media qui, Via dei Colli. Naturalmente in presenza sarebbe stata un'altra cosa, cioè i bambini di solito, i ragazzi del sabato mattina che noi abbiamo sempre dedicato venivano, salivano le scale, andavano a vedere le classi, le aule, la palestra, la mensa, il laboratorio di robotica e robotica, quello che possiamo offrire, quello che vogliamo offrire. Adesso lo vedrete ugualmente in questo virtual tour e in questo modo così tecnologico ma reale. Le iscrizioni sono iniziate il 4 gennaio, si concludono il 25, quindi siamo all'inizio, siamo ai primi giorni, al 9, però passano in fretta perché meno di, cosa rimane? Il 25 è un lunedì, abbiamo circa ancora 10-12 giorni, insomma ancora un po'. Io penso che le idee, forse l'idea di iscriversi di qui ci sia già e questo potrebbe essere una conferma o comunque la risoluzione di alcuni dubbi, la spiegazione di alcuni dubbi. Io se qualcuno mi scrive rispondo o telefono, ci vediamo, ci sentiamo al telefono, se ci sono ancora delle cose da chiarire do la mia disponibilità. Adesso do la parola al professor Tempesti, alla professoressa Lopez, e se ci sono degli altri insegnanti volentieri per l'organizzazione, cioè sia il giro virtuale che l'organizzazione, perché sono due cose un po' unite, no? Che si completano a vicenda. Grazie per essere qui con noi e speriamo di vederci anche in presenza presto. Arrivederci. Allora, grazie dirigente, mi ha anche presentato e mi sono dimenticato di dire il mio nome per chi non mi conosce, quindi sono professor Lorenzo Tempesti, collaboratore della dirigente e oltre che insegnante di musica nella scuola secondaria e mi occupo anche, diciamo, di tutta la parte di digitalizzazione dell'istituto. Quindi oggi, tra le altre cose, vedremo anche l'atelier di robotica e coding e le altre attrezzature informatiche di cui è dotata il nostro plesso, per cui avrò anche un po' questo compito. Chiedo conferma se la professoressa Lodolo è connessa, perché ci sono e vi ascolto. Buongiorno a tutti. Okay. Benissimo. Allora, io farò quello che di solito facevamo nella presentazione di scuola aperta e in presenza, per cui una brevissima introduzione adesso, dopodiché, che naturalmente potrà essere integrata anche dalla professoressa Lodolo, dalla dirigente, da altri insegnanti che fossero presenti, e dopodiché proprio vi accompagnerò girando nei locali della scuola. Con il mio cellulare, facendovi vedere e quindi potendo anche rispondere ad eventuali domande che nascessero proprio vedendo i vari spazi che la nostra scuola ha a disposizione. E abbiamo già illustrato durante l'incontro di dicembre l'organizzazione scolastica, in particolare per quanto riguarda i tempi scuola, che come sapete sono sostanzialmente due, nel senso che abbiamo il tempo normale di 30 ore settimanali e il tempo prolungato di 36 ore settimanali. Ora, la scuola, come la presentiamo noi oggi, è quella che era, diciamo, nell'anno scolastico 2019-20, perché l'organizzazione di quest'anno particolare di pandemia non
non ci ha consentito di svolgere l'attività esattamente nello stesso modo in cui lo facevamo prima. Siamo comunque riusciti a fare scuola, stiamo riuscendo a dare il servizio con le limitazioni che appunto la situazione sanitaria ci impone, e quindi per esempio questo ha conseguenze anche sull'organizzazione dell'orario. Mentre nel tempo, diciamo, non Covid, questa scuola lavora dal lunedì al venerdì. L'organizzazione che ci eravamo dati prevedeva che la scuola, scusate, il tempo scuola di 30 ore avesse un solo rientro settimanale, che di solito era o il lunedì o il mercoledì, a seconda delle classi, perché i locali della mensa non possono accogliere contemporaneamente tutti gli alunni, quindi vanno in qualche modo distribuiti. Mentre gli alunni del tempo prolungato avevano tre rientri il lunedì, il mercoledì e il giovedì. E questa, diciamo, è l'organizzazione che vi presentiamo oggi, nella anche speranza che appunto la situazione epidemiologica a settembre sia tale per cui si possa riproporre un modello di questo genere. Naturalmente, se invece l'emergenza dovesse protrarsi, dovremmo pensare come mantenere il livello di rischio basso, perché la scuola, lo può testimoniare la dirigente, insomma, si è organizzata proprio per tenere basso il rischio, e a tuttora non risultano casi di contagio all'interno dell'istituto, cioè gli alunni, le persone che si sono ammalate hanno chiaramente anche dato delle conseguenze su eventuali quarantene di altri alunni, ma dai dati che ci dà il Dipartimento di Prevenzione sembra che i contagi siano sempre avvenuti al di fuori, e quindi diciamo, l'organizzazione, in caso di proseguo della pandemia, dovrà sempre avere questa priorità, cioè quella di garantire la sicurezza sia degli alunni sia del personale della scuola. Fatta questa introduzione, diciamo, io andrei a prepararmi per la. Se c'è qualche domanda, ecco, su questi aspetti organizzativi, possiamo anche vederla adesso che sono ancora fermo e non l'inviato speciale in giro per la scuola. Oppure se Giulia o la dirigente vogliono aggiungere qualcosa. Sapete che, avendo numeri abbastanza limitati, potete anche intervenire a microfono. Quindi basta che apriate il microfono e fate la vostra domanda. Guardo l'organizzazione oraria, lasciamo spazio, un minimo spazio alle domande dell'organizzazione. C'è una domanda in chat: chi fa le 30 ore settimanali fa anche il sabato? Allora, nella modalità normale, non Covid, della nostra scuola, non fa anche il sabato, quindi si va dal lunedì al venerdì con un rientro in corso di settimana. Attualmente tutte le classi fanno anche il sabato, ma perché abbiamo dovuto riorganizzare per ridurre il tempo in cui i ragazzi sono in mensa, e altre necessità ci hanno imposto, diciamo, di organizzare la scuola su 6 giorni, quindi di includere anche il sabato. Mi sento di dire una cosa, perché il sabato era un nodo sul quale molte famiglie. Allora, l'intesa, la promessa è che appena possibile noi torniamo a essere una scuola su 5 giorni, perché l'istituto era organizzato, compresa la segreteria, compreso il personale amministrativo, a lavorare su 5 giorni. Naturalmente non sappiamo. Cioè, la pandemia c'è, e a questo momento non siamo assolutamente, gli indici non sono positivi in questo momento, in questo 9 gennaio, e nessuno di noi sa cosa sarà a giugno e cosa sarà a settembre. Quindi le decisioni di sicurezza fisica sono comunque da tenere in massima considerazione, perché penso lo vogliate anche voi genitori per i vostri figli. Quindi tutto l'impegno a fare da lunedì al venerdì. Se la mensa non riesce a contenere le 3 mense del prolungato, e anche quell'unico pomeriggio era un pomeriggio con mensa per i ragazzi delle 30 ore, noi siamo costretti a non fare la mensa e 5 giorni riempirli al massimo. Questa diversità, questo sabato in pandemia, cioè sabato a
casa con pandemia non l'abbiamo, non lo abbiamo, noi siamo sabato a scuola in pandemia. Quindi la domanda, chi fa le 30 ore settimanali, le fa anche il sabato, la signora Giorgia le chiede, in pandemia o non in pandemia? Cioè la domanda non è completa, ecco, questo volevo dire. L'elemento Covid è un elemento molto, molto importante per l'organizzazione. Beh, possiamo dare, scusi dirigente, se mi permetto, possiamo differenziare noi, no? Cioè, dire appunto che nel momento pandemico, cioè, attualmente il 30 ore settimanali fa anche il sabato. Sì, sì, ma questo era chiaro perché anche a dicembre l'abbiamo detto, non capisco la signora se non era presente all'incontro del sabato e lo fa adesso questa domanda, se la vuole completare o se è derimente per l'iscrizione, cioè... Se la signora c'è, può parlare. No, eccomi, sì, eccomi. Allora, no, io siccome non conoscevo l'istituto prima del Covid, volevo sapere proprio questa cosa, se chi faceva le 30 ore settimanali faceva o meno anche il sabato. È chiaro che in questa situazione così critica è sì, comprensibile il sabato, per l'amor di Dio, ma volevo sapere come operavate. Prima, appunto, no, prima l'istituto era chiuso il sabato, l'infanzia sono chiuse anche adesso, le primarie erano a casa con un rientro, la media aveva i rientri che ha sentito e il sabato a casa, un rientro per le 30 ore. Perché io purtroppo alla precedente presentazione che avevate fatto ho iniziato a seguire la riunione dopo, quindi avevo perso questa prima parte. Prima parte, ha detto il professor Tempesti, giustamente, se ci sono domande per chi non è chiara l'organizzazione prima della pandemia o adesso, noi cerchiamo, speriamo tutti, ma non la scuola di Fagagna, l'istituto di Fagagna, tutto il mondo spera che in qualche modo ci liberiamo, no? Dall'oppressore. Quindi avevamo un rientro per le 30 ore. Va bene, perfetto, grazie. Prego, prego, se ci sono altri dubbi su questo è il momento per chiederli. Buongiorno. Sì, buongiorno. È possibile fare una domanda anch'io, come la precedente signora, anch'io non conosco bene la vostra scuola, sì, abito molto vicino come comune, ma non la conosco. Volevo capire come è gestita la mensa, cioè a livello di vengono da fuori i pasti, perché noi siamo, cioè a Coloredo, noi siamo di Coloredo, avevamo una gestione interna della mensa. Volevo capire anche come avviene, appunto, vengono portati da fuori i pasti, come funziona. No, gestione interna anche qui. Il comune di Fagagna e di San Vito, naturalmente sono San Vito ha solo la scuola primaria, il comune di Fagagna invece ha anche le medie e si avvalgono di una ditta e di un appalto, ma la cuoca è interna. Per cui i pasti sono caldi e transita tutto all'interno dell'istituto? No, non transita proprio per niente, perché è dentro la mensa, la cucina. Ah, è dentro la mensa? Sì, non transita nulla. Transitano da Ciconicco, ma è un discorso di primaria che non vi riguarda, perché abbiamo un cantiere che è comunque in via di risoluzione, quindi abbiamo una sistemazione a breve distanza e transitano proprio di poco, ma in un momento di ristrutturazione edilizia, ecco, che finisce. Che sta finendo a Ciconicco. Invece qui a Fagagna è tutto dentro, è un locale unico e con cucina e sala refettorio. In questo momento è contingentato perché, come diceva prima il professor Tempesti, abbiamo in base ai numeri facciamo i turni e mangiano solo i ragazzi del tempo prolungato. Ah, ho capito bene. Perché la scuola ha due tempi, no? Le 30 sì. E le 30. Infatti io sarei intenzionata, a me piaceva il fatto delle 36, del prolungato, per quello ero interessata anche al vostro istituto. Alla mensa. Sì, alla mensa chiaramente con due o tre pomeriggi mi sembra, tre normali. Due in pandemia, tre in non pandemia col sabato a casa. Invece sì. Noi abbiamo un sabato adesso di frequenza, anche se non è un sabato fino all'una, è fino alle 10:50, 45:50 perché mi sono confusa anch'io. Fino alle 10:50 al momento. 10:50, ecco. Perfetto, e poi viene gestito come coi buoni? Con... Allora, tutte queste notizie io le do molto volentieri perché le so, il comune, l'ufficio tecnico del comune è sì. Proprio l'organismo
a cui afferiscono mensa e trasporti. Okay. Anche i trasporti il comune li stanno facendo anche adesso differenziati. Il comune Fagagna serviva anche le, diciamo, luoghi limitrofi, confinanti col comune di Moruzzo, col comune di Rive d'Arcano, però la fattispecie delle fermate io non le conosco, bisogna chiederle all'ufficio tecnico. Perfetto. Il funzionamento della mensa è sempre l'ufficio tecnico attraverso un sistema che si chiama PASTEL, attraverso i cellulari, gli smartphone si caricano, praticamente si accede con questa app e dopo ogni pasto consumato viene scalato. Bene, la ringrazio. Prego, prego, nessun problema. I lavoratori sono previsti anche per chi fa tempo normale in situazione non pandemia. Allora, facciamo questo recupero dell'open day precedente, perché lì abbiamo veramente parlato tanto. La laboratorialità, che era un po' una cosa che ci contraddistingueva, perché la legge nazionale sui tempi 30 e 36 non parla proprio di laboratori, parla di compresenze nel tempo 36 ore fra italiano e matematica che vengono gestite un po' all'interno della scuola, all'interno dagli insegnanti con attività di vario tipo. Noi avevamo un'organizzazione ereditata dal passato che facevamo fare appunto 2 ore di laboratorio il lunedì pomeriggio solo al tempo 36 ore, solo al tempo prolungato. I ragazzi delle 30 ore, non avendo tutte queste ore in più, non erano coinvolti in questa organizzazione. Però, per esempio, la certificazione linguistica, il CET, questo primo grado di certificazione, di esame che si fa in terza media, veniva offerto anche fuori orario, con il trasporto dei genitori che li portavano a scuola in un certo periodo, perché quello è un esame a parte che si fa con l'organizzazione extra scolastica, con tutte le regole della certificazione, e veniva organizzata anche per i ragazzi del tempo normale, il CET. Per il resto no. Se ho risposto, se no la signora può chiedere. Grazie, è stata esaustiva. Okay, grazie. Va bene, sì, va bene. Allora, ci sono ancora domande oppure possiamo ridare la linea al professor Tempesti, che non so, si è messo il giubbino, quindi penso che esce in esterna adesso, no? Sì, adesso uscirò, partiremo da fuori a guardare com'è l'edificio scolastico per poi entrare a visitarlo. Quindi adesso passo la webcam su di me, purtroppo non avrò i controlli di regia, per cui se poi interviene la dirigente o qualcuno non potrete vederla. Metto la mascherina perché vado in locali condivisi, e qui siamo all'interno della nostra segreteria. Vediamo se riesco a... non riesco a fare una delle cose che volevo fare, ma non, forse cerchiamo, non pazienza, importa. Cerchiamo di avere pazienza, perché... Sì, è una novità, anche se siamo abbastanza tecnologici, è una novità anche per me. Per cui in teoria fino a 10 minuti fa riuscivo a cambiare la webcam e mettere la webcam dal lato, diciamo, dei esterno, quindi per far vedere dietro, adesso non riesco più, e questo è un mistero della tecnologia. Eventualmente tornerò dentro e farò una piccola impostazione, quindi adesso mi faccio una specie di selfie in cui vedete l'edificio della nostra scuola. Io sto scendendo, diciamo, sto facendo il tragitto retroso che si fa quando si arriva. Naturalmente guardiamo anche il panorama, che è una delle cose che rende veramente piacevole stare nella nostra scuola, perché la scuola è collocata su una collina e quindi è sviluppata, come vedrete tra poco, su 3 livelli, quindi una sorta di 3 piani che in realtà seguono il declivio naturale delle colline qua di Fagagna. Per cui adesso risalgo verso la scuola come fanno gli alunni ogni mattina, e quindi si avvicinano all'edificio scolastico. In questo periodo gli alunni entrano direttamente nelle singole aule,
perché una delle caratteristiche, lo faccio vedere anche questo in questo momento esterno iniziale del nostro edificio, è che ogni aula ha un'uscita di emergenza che dà direttamente all'esterno. Per cui adesso ne facciamo vedere una. Ecco, questo è l'esterno di un'aula. Se si vede, c'è qui una uscita di sicurezza che poi vedremo anche dall'interno, per cui questo dà naturalmente già in tempo normale un vantaggio in termini di sicurezza, perché in caso di evacuazione ognuno ha il suo percorso e non ci sono problemi, diciamo, di intasamento da evacuazione. Mentre in questa fase pandemica questo ci consente di evitare gli assembramenti, perché appunto accedendo ogni classe autonomamente al proprio locale, non devono, diciamo, non hanno nessun tipo di contatto tra di loro, cosa che dal punto di vista sociale ci dispiace, ma dal punto di vista sanitario ci va bene. Sì, grazie a tutti. Questo è l'ingresso, l'ingresso dell'istituto, e entriamo nell'atrio. E scusi, prego. Scusi, non si vede nulla? Io non riesco a vedere nulla. Allora, chiediamo agli altri genitori se è un problema solo suo o è un problema di tutti, perché la dirigente mi sembrava vedere vedo tutto. Bene, io vedo bene. Io vedo. Quindi può essere, a volte ci sono dei problemi con la piattaforma, per cui a qualcuno non riesce... Ok, qualche singolo non riesce. Se qualche singolo non riesce, il consiglio è eventualmente di provare a uscire e rientrare nella nostra riunione, perché a volte questo aiuta. Adesso comunque anch'io andrò a fare un piccolo cambio e può darsi anche quello aiuti, perché volevo appunto passare alla webcam dall'altro lato. Alcuni genitori dicono si vede, noi vediamo bene, si vede, e immagino siano da punti diversi, perché... immagino che siano da non tutti da Fagagna. Dipende, adesso come va? Boh, adesso rimarrà uguale. No, non vedo nulla, ma riprovo. Esco e riapro. Esca, sì, provi a uscire. Allora, questo è il nostro atrio, dove vedete le scale che danno accesso al secondo e al terzo livello della scuola, e qui siamo naturalmente a quello che possiamo chiamare piano terra, quindi il livello base, e quindi approfitterò, come dicevo, di tornare nella mia regia. Qui abbiamo anche il personale collaboratore che sta provvedendo alle operazioni di pulizia, e io torno dentro nel corridoio, perché approfitto di tornare nella mia regia e vedere se riesco con una operazione rapida a tornare con la webcam dall'altro lato, così vedete non solo me, o non me in modalità selfie, ma in modalità, diciamo, normale. Allora vediamo se riesco, così forse. Ok. Ecco, ora avete visto la regia e quindi vedete che sono riuscito a fare questa operazione, ritorno. Adesso vedete questa ripresa in soggettiva, sono sempre negli uffici, e questo era quello che volevo fare, insomma. Abbiamo anche, ecco qua, di nuovo l'ingresso, e vado a farvi vedere appunto dall'atrio principale, andiamo a vedere che cosa c'è nel primo livello. Anche da questo punto di vista la scuola è stata molto riorganizzata quest'anno, infatti questa prima aula che vediamo è un'aula che ha un uso un po' misto, nel senso che è stata adibita a magazzino, e però era stato lasciato un piccolo spazio per fare alcune attività di sostegno, perché naturalmente gli insegnanti di sostegno hanno bisogno di spazi, che purtroppo la nostra scuola soffre un pochino, e quest'anno ancora di più, della mancanza di spazi per tutto quello che si vorrebbe fare, ma appunto abbiamo ricavato anche questo piccolo spazio per avere uno spazio in più per fare sostegno. Questa invece è l'aula insegnanti, dove magari né voi né i vostri alunni entreranno molto spesso. Volevo solo approfittare dell'aula insegnanti per dire che da quest'anno la scuola secondaria di primo grado ha in dotazione un kit di iPad, che consiste in 25 iPad sufficienti per essere utilizzati dagli alunni di una classe, per cui gli insegnanti, quando hanno bisogno, diciamo, di utilizzare gli iPad, li prenotano, li possono prenotare,
e possono utilizzarli nelle proprie attività in classe. E questa è una novità di quest'anno dal punto di vista informatico, per cui mi sono sentito di farvela vedere. Dopodiché invece entriamo al piano terra. Quest'anno c'è solo questa aula, che tra l'altro è stata ampliata proprio per le necessità collegate alla pandemia, perché veramente lo sapete, perché i vostri figli anche l'elementare avranno avuto delle situazioni simili, i banchi devono essere a determinate distanze e comunque ovviamente più è grande lo spazio più si riduce il rischio. Quindi quest'aula per esempio è stata rinnovata quest'anno ed è molto spaziosa, le aule più spaziose ovviamente le usiamo per le classi più numerose. Questa è l'aula che quest'anno ospita la seconda A. Diciamo che la porta si vede bene a sì punto. Ecco, qua c'è la porta di emergenza a fianco a quella che abbiamo visto prima fuori, ma comunque il concetto è sempre quello, quindi escono da lì e hanno anche una possibilità di areazione in più, diciamo. Quest'anno abbiamo anche questo, perché aprendo la porta ovviamente si arieggia con molta facilità. Ci sono ovviamente anche le finestre, ma la porta insomma può essere particolarmente comoda. L'allestimento delle aule è abbastanza simile, diciamo, nelle varie aule, ne vedremo anche alcune altre, per cui in tutte le aule noi abbiamo un sistema di videoproiezione che consente appunto di fare delle lezioni utilizzando i supporti multimediali, e ovviamente c'è anche un computer che è collegato e anche una lavagna tradizionale a gesso per fare altri tipi di attività. Quindi questa è la dotazione, e anche abbiamo le casse, vabbè, forse non è fondamentale, però insomma questo per darvi un'idea. Non so se scusate se vi interrompo, leggo la domanda dalla chat, la signora Doris chiede se le classi sono molto numerose. Alcune raggiungono i 23-24, altre il minimo per formare una classe, il minimo diciamo ministeriale, il parametro è 18, e il massimo può arrivare in casi, non è il nostro caso, anche a 27-28, noi non abbiamo questi numeri, arriviamo a 24. Questa aula comunque è stata, non so se si ha la percezione, è grande, c'era una parete che la divideva. Noi quest'estate, grazie agli interventi del comune, abbiamo fatto in modo questo segno per terra, era diciamo il muro che delimitava, abbiamo abbattuto quella parete e l'abbiamo resa veramente ampia, e qui il numero dei ragazzi dovrebbe essere 22-23, che comunque consente ampiamente il metro di distanza fra ragazzo e la bocca dei ragazzi, e anche 2 metri dalla cattedra. Quindi in quest'aula proprio abbiamo i parametri più che buoni. Non è che ne abbiamo lo spazio, abbiamo cercato di ricavare tutti gli spazi possibili. Il numero di 2 o di 22 o 23 o massimo 24 sono accettabilissimi per una scuola secondaria di primo grado. Io volevo aggiungere che con i finanziamenti che abbiamo avuto stiamo aspettando, sono stati ordinati non per le aule, perché le aule l'imposizione delle regole anticontagio è di liberarle il più possibile, vi appaiono sguarnite, ma più arredi ci sono, e c'erano prima della pandemia delle scaffalature, degli scaffali, ma questi ci è stato chiesto di lasciare solo i banchi e addirittura la cattedra, se c'è lo spazio c'è la cattedra, se no c'è un banco, perché bisogna avere le superfici lavabili, pulibili e ampie per la loro igiene. Noi quindi abbiamo previsto di dotare i corridoi di armadietti, di stipetti, che di solito nelle scuole italiane se ne vedono pochi, ma nelle scuole all'estero invece sì. Ho cercato di utilizzare i fondi che avevo per dare almeno, ho pensato ai ragazzi delle prime, e spero per il prossimo anno che ci siano, anche se non a tutti perché hanno un costo elevato, il loro spazio di contenimento, cappotto, giubbotto, scarpe da ginnastica, cioè l'armadietto. Questo mi sarebbe piaciuto farvelo vedere, ma le ditte hanno avuto talmente tante richieste che nelle consegne, anche se noi l'ordine l'abbiamo fatto tra fine agosto e primi di settembre, non sono ancora arrivati. Ne abbiamo ordinati abbastanza ed avrebbero dato una nota di colore all'esterno e anche un arricchimento.
che spero appunto per i prossimi ragazzi che vengono, cioè i vostri figli, di poter dare loro anche questo stipetto, questo armadietto con la chiusura e quindi la responsabilità di uno spazio da gestire. E sarebbero collocati, adesso lo stiamo vedendo, in questa parete sotto la finestra, li collocheremo in fila, mi pare che siano di colore azzurro, e toglieremo i bidoni, che comunque servono anche questi per la raccolta differenziata, e useremo lo spazio interno per questa ricchezza di armadietto personalizzato, ecco. Mi sentivo di dare questa notizia perché finché non c'è, è vero, non si vede, però l'abbiamo pensato di dotarci di questa cosa, per, a mio parere, è importante. Ecco, c'è una mano alzata forse, ho visto. Sì, c'è una mano alzata, vediamo. Cara Lorena, non so se è da un po' che la mano alzata, non so se voleva intervenire. Io intanto sono arrivato al secondo livello, dove vedete ci sono i corridoi, allora siccome da questa parte stanno pulendo, mi oriento da quest'altro lato e andiamo a vedere un'altra aula. Se vuole intervenire qualcuno comunque lo faccio. Io vi lascio un attimo perché ho visto che c'avevo una telefonata a cui non ho risposto, di lavoro, e rientro fra pochissimo, quindi abbandono un attimo il tour. Scusate, e torno, penso, fra poco. Allora, vediamo se... Volevo vedere se c'era un'aula organizzata in modo leggermente diverso. In realtà è abbastanza simile. Ovviamente questa è un'aula un po' più piccola, per cui contiene una classe che ha una numerosità inferiore, ma l'organizzazione sostanzialmente è la stessa. Quindi, di nuovo, abbiamo la porta antipanico. In questo caso, vedete che dà su una specie di terrazzino che poi dà l'accesso all'esterno tramite questa che diventa, in tempo dell'anno scorso, era una via di fuga, diciamo, quest'anno è proprio la via di accesso all'aula e di entrata e di uscita per ogni giornata. Di nuovo abbiamo appunto il videoproiettore con la lavagna, che può essere utilizzata sia come videoproiezione, sia, vedete, con i pennarelli, sì, quelli per lavagne cancellabili, oppure la classica lavagna a gesso. E quindi questa è un'altra aula. Diciamo che le aule tra di loro appunto hanno delle dotazioni simili, alcune hanno anche, dal punto di vista informatico, la superficie proiettata è anche touch, e quindi si può usare come la LIM che magari conoscete dalle scuole primarie. Diciamo che nella scuola secondaria si ritiene meno prioritaria l'adozione di questo tipo di schermi interattivi, perché diciamo il tipo di lavoro è un po' diverso, quindi può essere anche sufficiente il videoproiettore, che comunque, ripeto, è in tutte le aule. Lorenzo, scusa, visto Vai. Che sei all'ultimo piano ormai, potresti, se non altro, segnalare la presenza dei bagni, no? Che sono su ogni piano, sono ormai sì. Allestiti Covid. Ma in fase di pulizia, allora vediamo. No, beh, ma non serve tanto l'entrata quanto almeno il fatto che ci sono servizi femminili e maschili per ogni piano, che i ragazzi quindi accedono a seconda del piano occupato dall'aula al bagno. Quest'anno abbiamo differenziato un po' i turni rispetto agli anni scorsi proprio per evitare gli assembramenti, quindi c'è la possibilità di andare ai servizi durante tutte le ore della giornata. Sono indicate le postazioni utilizzabili perché c'è un numero limite, no, di accessi all'interno degli spazi che sono un po' più piccolini. Quindi i ragazzi trovano sia i bollini esterni per l'attesa che il bollino sotto, diciamo, il lavandino per poter accedere alla postazione che è indicata. E effettivamente non si è mai riscontrato nessun tipo di problema, perché in questo modo, insomma, il flusso è assolutamente gestibile. E quindi, mentre all'inizio pensavamo, no, di poter avere delle difficoltà, in realtà anche su questo ci si fa abitudine, purtroppo per forza, però tutto sommato è, ecco,
il cartello di indicazione. Sapete bene, credo che l'abbiano ripetuto anche le insegnanti delle scuole primarie, i ragazzi sono talvolta spesso molto più bravi a inserire le indicazioni che vengono date rispetto agli adulti, quindi hanno imparato in fretta anche così durante l'inizio dell'avvio dell'anno scolastico. Ci siamo accorti che molte delle preoccupazioni che erano noi avevamo, no, nei confronti dell'accettazione delle nuove regole, insomma, sono diventate una routine, e quindi sia dal punto di vista dell'igiene, quindi del lavaggio delle mani, della sanificazione prima, dell'accesso al bagno piuttosto che prima, del consumazione della merenda, è una prassi che viene comunemente utilizzata senza nessun tipo di problema. Rispetto agli anni scorsi, come diceva il professor Tempesti, c'è l'accesso alle aree destinate a ogni singola classe per la ricreazione. Vi ho fatto vedere prima quelli che sono gli spazi all'interno dei terrazzini che vengono occupati da una classe, questo accesso per un cortile esterno a scuola, dove anche lì vengono destinate delle aree, esatto, di spazi per ricreazione. In fondo, se riuscite a scorgere, c'è un orto che ormai è diventato una selva, ma anche lì era un'area destinata a fare. Io mi sono occupata con un alunno di un progetto proprio sull'orto, era un ragazzino che poi ha fatto un percorso scolastico verso l'istituto agrario, quindi c'è stata questa attenzione che è stata sicuramente accolta subito dal sindaco, che ci ha dato una mano per allestire nuovamente lo spazio indicato. E questo appunto è un'area esterna che viene utilizzata dai ragazzi per la ricreazione, quindi loro al suono della campanella stanno, escono, si prendono tutto l'indispensabile per fare la merenda. Ogni classe appunto ha il suo spazio, occupano quello, al suono della campanella, ovviamente sono degli atti al docente, al suono della campanella riescono in aula. Questa è l'ultima, diciamo, la coda della nostra scuola. Questa è quella che era una volta l'aula magna, a seguito di diverse trasformazioni è diventato uno spazio innovativo. Vedete anche che i banchi sono allestiti in maniera diversa, sono stati acquistati l'anno scorso, sono modulari, che significa che adesso li vedete messi in questa posizione, perché anche quest'anno, per il discorso Covid, i ragazzi devono occupare postazioni fisse e da soli, ovviamente. Ma una volta spostati si possono unire, cioè si può diventare un cerchio, quindi era stato pensato l'allestimento di quest'aula proprio per fare dei gruppi di lavoro che potessero essere utilizzabili da diversi insegnanti, da diversi progetti. Questa in questo momento qua è utilizzata come aula special, quindi di solito noi insegnanti di sostegno lavoriamo con i nostri ragazzi a un piccolo gruppo all'interno di questo spazio. Ci sono delle pannelli per fare un minimo di privacy o per dividere spazi magari più piccoli e per far sì che, insomma, l'attenzione venga centrata su quello che è il compito, non sull'ambiente esterno. Vedete che abbiamo delle postazioni PC, ci sono delle stampanti, c'è una biblioteca in fondo, quindi tutto quello che è materiale didattico, sia cartaceo che a livello di software e di programmi, destinato agli alunni della scuola, viene utilizzato in quest'aula. Leggo dalla chat la signora Elisa che chiede: i bambini provenienti dalla stessa scuola rimangono assieme nella sezione? È possibile esprimere preferenze di compagni di classe? Chi fa tedesco può essere in classe con chi fa francese? O è motivo di suddivisione in sezioni esterne? Allora diamo una risposta. Allora, diciamo che la questione non è semplice, perché la formazione delle classi
sottostà a tantissimi criteri, uno l'ha citato anche la signora, quindi la seconda lingua prescelta, la costituzione di gruppi di classe che fanno solo una lingua, quindi o solo tedesco o solo francese, oppure misti tedesco-francese, dipende dalle iscrizioni che riceviamo e da come possiamo, diciamo, soddisfare le richieste. Per cui non è possibile dare una risposta a priori in questo senso. E ci sono anche altri criteri, come il cercare di creare delle classi omogenee, per esempio dal punto di vista del sesso, quindi maschi e femmine in proporzioni uguali, oppure anche dal punto di vista del, diciamo, chiamiamolo livello di competenze, per cui nessuno vuole fare la classe dei bravissimi contro la classe di quelli un po' meno bravi, quindi si cerca di tenere conto di un sacco di criteri, per cui noi non chiediamo più l'indicazione se di preferenza, diciamo, di essere messi in classe insieme con qualche compagno, perché in molti casi poi si crea una, come si dice, un dispiacere nel fatto che poi dobbiamo magari dire di no. Preferiamo dire di no subito, da quest'anno in particolare, e far capire anche agli alunni che i criteri sono diversi, e qualche volta qualche alunno magari a settembre, quando ha visto l'elenco della classe, è rimasto particolarmente dispiaciuto di non avere un compagno a cui era affezionato nella stessa classe. Alla fine, nel giro di pochi giorni o poche settimane, ha scoperto di avere un sacco di amici nuovi e comunque di poter continuare a mantenere un rapporto di amicizia anche con l'altro compagno che si era, insomma, l'amico, il super amico che si era fatto alle elementari. Lo posso dire anche in prima persona, in quanto continuo ad avere delle amicizie dalle scuole elementari, quando poi i nostri percorsi si sono distinti da subito, insomma, dal punto di vista scolastico. Questo per tranquillizzare, però comunque appunto ufficialmente, ecco, noi abbiamo questa cosa, perché altrimenti non vogliamo che siano questi altri criteri, che pur effettivamente importanti, ma sono sicuramente in secondo piano rispetto ad altre esigenze che poi costringono a fare altre scelte. Dopodiché, una cosa però che noi cerchiamo di fare è possibilmente di avere degli alunni di provenienza, soprattutto per chi viene da fuori, cercare, ove possibile, perché anche questo non sempre è possibile, di mettere magari due alunni che vengono dallo stesso comune nella stessa classe, soprattutto per quelli che vengono da più lontano, per agevolare tutta una serie di dinamiche che possono essere fare i compiti insieme, portarsi qualcosa quando sono stati assenti, anche eventuali accompagnamenti dei genitori, cose del genere. Questo cerchiamo, però è tutto una possibilità e non una certezza. Giulia, non so se ho risposto, se volevi aggiungere qualcosa. Sì, no, mi sento di sottoscrivere assolutamente il discorso delle amicizie, no? Tante volte anche si dice banalmente, quando si va in vacanza, sono primi i bimbi che fanno amicizia con altri bimbi, mentre magari noi adulti siamo per i fatti nostri, no? Quindi è bello scoprire anche realtà diverse. Certo è che a discapito, diciamo, di quest'anno, in cui ovviamente i ragazzi stanno un po' più per ognuno con la propria classe, negli anni scorsi gli spazi della scuola sono comuni, e quindi la possibilità di vedersi o di incontrarsi comunque a ricreazione piuttosto che a dei momenti di pausa della mensa ci sono. Ovviamente, da un punto di vista didattico, la preferenza o la scelta sulla costruzione delle classi verte su altri principi che sono un po' diversi da quelle della creatività, che assolutamente sono comprensibili dal punto di vista di un genitore, però insomma sentiamo di potervi tranquillizzare su questo. Volevo vedere se c'era qualche altra specifichiamo anche sul discorso delle lingue, no? Cioè, esistono da noi delle classi in cui ci sono una parte di alunni che seguono francese, una parte che seguono tedesco, e in quel caso la classe si divide nel momento in cui c'è l'ora appunto di lingua,
Quindi in realtà potrebbe essere, potrebbero capitare, però appunto come diceva il signor Tempesti, succede non perché magari c'è proprio la richiesta, ma perché per una serie di incidenti o situazioni che anche la scuola ritiene favorevoli possono capitare nella stessa classe. Buongiorno, sono rientrata, io non vorrei interrompere la gita esterna, ma ci sono delle domande, avete già risposto? Sì, stavamo rispondendo, adesso sto leggendo la domanda della signora Milena. Sul modulo di iscrizione sui compiti, volevo rispondere io perché mi afferisce a me la decisione. Allora, la composizione delle classi è un'operazione molto delicata che fa un gruppo di lavoro di insegnanti, di solito è composto da un insegnante di lettere, una di matematica, un insegnante di altra disciplina e anche un insegnante di sostegno che lavora su più classi, che conosce la scuola, cioè dipende molto dall'organizzazione interna. Questo gruppo lavora già da anni in un modo che noi collaudato, sperimentato, di solito lavorava a giugno, dopo la fine delle lezioni, sentivano tutte le maestre, una rappresentanza di tutte le maestre di tutti gli alunni, cioè viste le iscrizioni, vista la provenienza dei ragazzi, si individuano le scuole primarie e si chiamano le maestre, le insegnanti di scuola primaria a riferire le caratteristiche dei ragazzi che verranno a scuola qui. Raccolti i dati, le nostre insegnanti fanno un lavoro sia in base a quello che hanno detto le maestre, sia in base chiaramente le classi o i gruppi, la scelta del tempo scuola e delle lingue fanno già una prima composizione delle classi. Allora, noi chiedevamo, diciamo, chiamiamola così, i desiderata dei compagni, ma non sempre potevamo rispettare questa scelta. In classe con, ma non vorrei, perché non si riusciva poi a fare gruppi omogenei fra maschi e femmine, fra provenienze, fra lingue, tempi scuola e anche gli amici. Io posso rassicurare tutti che i bambini hanno così il timore normale di venire alla scuola media in un ambiente nuovo e temono il nuovo e quindi i nuovi compagni, ma nel giro di pochissimo, una settimana, 15 giorni, fanno amicizia anche con chi proviene da un'altra scuola e la novità delle dinamiche, la rottura delle dinamiche vecchie con l'inizio di dinamiche nuove è solo che positivo. È chiaro che viene rispettato la provenienza, perché se vengono da una scuola, non so, faccio l'esempio Moruzzo o Rive d'Arcano, da dove noi abbiamo da anni i ragazzi, manteniamo i gruppi, non è che si trova da solo il ragazzo. E c'è una parte del modulo dove dice di mettere altro, voi mettete, se qualcuno vuole mettere la preferenza, la mette. Chi fa il tedesco può essere in classe con chi fa francese, motivo di suddivisione in sezioni diverse. Si cerca di comporre le classi con la lingua, ma non riusciamo a ottenere la classe, non sempre si riesce a ottenere la classe unica con seconda lingua tedesco, seconda lingua francese. Se è mista, poi nel momento di fare le lingue si ritrovano con i compagni di un'altra classe. Penso di essere stata chiara, penso. Se no, benissimo, dirigente. Abbiamo detto le stesse risposte, quindi siamo stati coerenti, sì. No, perché mi hanno telefonato già 4 persone stamattina anche con la stessa domanda. Mi riferiva all'impiegata. Allora ho sentito forte questa esigenza di chiarimento. Come vedete, siamo arrivati nel frattempo in palestra, che è separata, diciamo, dall'edificio principale della scuola da un breve tratto, e poi rivedremo anche di sopra, diciamo, il comprensorio è in comune con la scuola primaria di Fagagna. La palestra però invece viene utilizzata, questa palestra viene utilizzata solo dalla scuola secondaria di primo grado in orario scolastico, e a parte che viene utilizzata, magari qualcuno di voi già la conosce, in tempo extrascolastico da alcune attività sportive, associazioni sportive, eccetera.
Io non so se la professoressa Lodolo vuole dire, anche visto la sua specialità, qualcosa sulla palestra. Sì, dunque, intanto è chiaramente visibile a tutti il fatto che più che di una palestra si tratta di un vero e proprio palazzetto del Ferrolocchiello per quanto riguarda l'istituto complessivo, perché veramente ha delle dimensioni che consentono di poter sfruttare al meglio tutto quel potenziale, insomma. Quest'anno ovviamente, così come da voi per le elementari, la possibilità di interazione a livello di relazione, la pratica sportiva è ridotta all'osso, però insomma prima o poi usciremo anche da questa situazione pessima e ritorneremo a far fare ai ragazzi l'attività che tutti conoscevamo. Ovviamente ci sono due spogliatoi separati, sul lato a destra e lato a sinistra, quindi maschi e femmine si cambiano evidentemente in spazi diversi, ci sono le attrezzature che sono ovviamente in regola anche dal punto di vista di tutte le certificazioni per le disabilità. Abbiamo dei magazzini ottimamente forniti, perché negli anni abbiamo sempre cercato di innovare il nostro parco materiale, e quindi si va dalla pratica del badminton piuttosto che al tennis, piuttosto che ovviamente tutti quelli che sono gli sport di squadra. Però insomma, fra i vari insegnanti che ci sono, per quali il professor di ruolo, che è il professor Mazzina, rispondendo anche alla signora Diana che chiedeva appunto se ci sono professori di ruolo, e ad altre insegnanti che si susseguono poi negli anni, perché non c'è una cattedra che è ancora sospettone, diciamo, che è scoperto, insomma si cerca di coprire tutte quelle che sono le possibilità di azione nel campo sportivo. Oltre a questo, come istituto comprensivo, di solito pre-Covid abbiamo sempre organizzato gruppi sportivi pomeridiani per poter partecipare, o anche no, cioè i ragazzi accedevano ai gruppi sportivi semplicemente perché avevano voglia di fare 2 ore in più di sport, oppure perché erano propedeutici alla preparazione per i giochi sportivi studenteschi, che come tutti facciamo sempre. Portiamo sempre i ragazzi in diverse discipline, e che devo dire la verità, ultimamente abbiamo raccolto delle belle soddisfazioni personali per i ragazzi, ovviamente, perché è anche quello un campo in cui si mette alla prova e si dimostra delle capacità, delle abilità, e crescono soprattutto anche in quel modo. C'è una palestra, quindi, che è questa grande, e anche per i laboratori che venivano fatti gli anni scolastici precedenti, c'è stato un laboratorio di ginnastica artistica, piuttosto che di danza, piuttosto che di musica di ritmo. Abbiamo chiesto in prestito e preso lo spazio anche della palestrina piccola, che è quella delle scuole primarie. Vedete, Lorenzo sta inquadrando l'area sopra, appunto, e all'interno di quello spazio della scuola primaria c'è anche una palestra che nel pomeriggio veniva utilizzata. Per quanto riguarda la palestra, diciamo che anche, intanto che ti avvi poi alla tua area, Lorenz, la fortuna nostra è anche quella di avere un territorio che si presta a essere utilizzato in diversi modi, quindi quest'anno piuttosto che all'interno della palestra, spesso gli insegnanti portano i ragazzi in passeggiata su, anche c'è un parco meraviglioso, quindi approfittando delle giornate come se fosse ad esempio oggi, si cerca di stare all'aria aperta e di portarli fuori piuttosto che stare chiusi dentro, visto che dobbiamo anche prima. Però insomma rientreremo. Ripasso quindi a Lorenzo per fare l'atelier. Sì, siamo di fronte all'atelier di robotica e coding, che è uno spazio che è stato ricavato, credo, ormai 3 anni fa, dove c'era la vecchia casa del custode, e poi era diventata laboratorio di falegnameria. Ora è diventato un laboratorio informatico particolarmente orientato alla robotica, e anche se quest'anno, di nuovo, la situazione
contingente che abbiamo è stato riadattato per essere un'aula ad utilizzo prevalente della scuola primaria. Quindi vedete i banchi disposti così, cosa che non era abituale, perché vedete questi banchi di solito erano collocati al centro, diciamo tutti insieme per fare dei lavori di gruppo, e vedete che quest'aula ha anche dei banchi sul, c'è proprio una specie di bancone unico su tutto il perimetro praticamente, per cui va particolarmente bene per costruire dei progetti. Avete che hanno ogni postazione, diciamo, anche le prese elettriche. Adesso ho tirato fuori un paio di computer e dei kit di robotica che abbiamo a disposizione. Non vi traga in inganno che c'è scritto Lego, perché con i kit della Lego di robotica si fanno dei prototipi anche a livello di ingegnerizzazione per l'industria. Quindi questi kit ovviamente poi si trasformano in quello che nei laboratori, nelle possibilità che si hanno di fare dei laboratori di robotica, si trasformano in quello che serve. Per esempio, vedete qui abbiamo un robot che adesso vado ad accendere, che è collegato in questo, vediamo se funziona perché l'ho spento, quindi deve riconnettersi, ma insomma intanto vi spiego un pochino, che è collegato con questo iPad e che quindi può essere programmato dagli alunni tramite l'iPad o tramite i computer, e per fare diversi tipi di attività, da quelle diciamo indipendenti, che non hanno un diretto legame con le discipline, perché la robotica consente di sviluppare delle competenze come quelle di problem solving, come quelle di lavoro di gruppo, che insomma sono anche, prescindono anche dal collegamento con la matematica, le scienze, la tecnologia, eccetera. Oppure possono essere utilizzate anche per fare dei progetti più collegati, più strettamente collegati con le discipline. E, adesso vediamo se la connessione funziona, altrimenti non importa, perché tanto il programma l'avevo anche già trasferito per i casi di emergenza. E quindi cosa succede? Solo per farvi vedere qualcosa, perché magari è un mondo che molti di noi non conosce, insomma, praticamente i ragazzi vanno a programmare con, vedete, un'interfaccia intuitiva, quindi non è che devono scrivere le istruzioni con i linguaggi del computer, ma vanno a costruire a blocchi dei programmi. In questo caso il blocco vorrebbe cercare di far fare una specie di quarto, e è un prototipo per cui è da affinare. Quando il progetto è pronto, vedete, il robot comincia a fare il percorso o le azioni che sono state programmate e cerca di fare il quadrato che noi abbiamo programmato. Poi naturalmente il programma deve essere collaudato, affinato, eccetera. Questo solo per fare un piccolissimo esempio, e ne ho preparato anche un altro che è outdoor, perché abbiamo anche questo piccolo terrazzo che è un po' da sistemare, però è comunque una cosa preziosa. Io prima ho messo il kit di energie rinnovabili all'opera. Vedete che abbiamo un piccolo pannello solare e una pala eolica. Naturalmente a Fagagna non siamo mai riusciti a fare produrre energia eolica in questo sito, perché c'è rarissimamente vento e mai di un'intensità sufficiente a produrre. Invece col sole andiamo meglio, e ora possiamo intravedere forse il pannello di controllo qui, che mi dice che attualmente stiamo producendo con questo micro pannellino forse sto facendo ombra anch'io adesso, qualcosa come 0,03 watt di potenza elettrica. Non è molto, però vedete, anche la disponibilità di questo tipo di kit può essere utile quando si va a parlare con i ragazzi di energie rinnovabili, che è un tema che riguarda sì la disciplina di tecnologia, ma poi è molto trasversale, si presta molto a progetti interdisciplinari, quindi quando si parla si può anche far vedere operativamente, insomma, un pochino come funzionano alcune di queste tecnologie, sempre grazie alle dotazioni dell'atelier di robotica e coding, di cui vi ho fatto vedere solo una parte. E forse lo sapete, comunque l'istituto appunto ha usufruito di fondi appunto per costituire l'atelier, e è parecchio orientato in questa direzione, per cui l'atelier per esempio viene utilizzato anche dalla scuola primaria e anche dalle scuole primarie ed eventualmente dell'infanzia in un momento non Covid,
fermo restando le complessità organizzative di far venire con gli scuolabus gli studenti dei plessi più esterni, ma qualcosa si è sempre riusciti a fare, tranne quest'anno, e quindi è uno spazio comunque condiviso, che ha materiali in quantità, che adesso non vi farò vedere, questi che vi ho fatto vedere particolarmente adatti alla secondaria di primo grado, ma anche materiali per la primaria e addirittura anche materiali per l'infanzia. Ecco, non so se c'è qualche domanda su questo specifico ambito e ambiente di apprendimento particolare che... Sì, te la giro io, nel senso che c'è la signora Sira, ad esempio, chiede delle 6 ore in più relative al tempo prolungato, quante sta provando a rispondere la dirigente, magari semplicemente l'idea che comunque nel tempo prolungato 2 ore, 2 moduli orari erano dedicate al laboratorio, quindi attività di questo tipo. È ovvio anche che Lorenzo magari mi integri la risposta, diversi insegnanti si sono resi disponibili a portare avanti progetti di questo tipo all'interno della parte curriculare. Sì, certo, infatti è successo che abbiamo anche fatto, non quest'anno purtroppo, ma proprio delle collaborazioni con degli insegnanti per andare proprio a introdurre la robotica in alcune specifici momenti di attività disciplinare, quindi sono materiali che sono comunque a disposizione al di là dei laboratori del tempo prolungato. In più, in passato erano stati fatti, ed era in programma anche per quest'anno, di fare dei laboratori, in questo caso sì, facoltativi, fuori tempo scuola, per i ragazzi particolarmente interessati a questo tipo di attività. Quindi l'idea è comunque di poter riprendere quando le condizioni lo permetteranno, di fare anche delle attività extrascolastiche in cui alcuni alunni, come diceva prima anche la professoressa Lodolo, alcuni magari, che succede già, cioè è successo già, che si fermavano per il centro sportivo, quindi le attività sportive, allo stesso modo, sempre facoltativamente, sono stati organizzati e abbiamo un programma di organizzare di nuovo delle attività facoltative anche di robotica. Io approfitto perché ho appena iniziato a rispondere in chat, ma lo faccio più velocemente a voce. Gli insegnanti, la prima domanda è se erano di ruolo. La scuola, fortunatamente questa scuola garantisce continuità, perché in buon numero sono di ruolo gli insegnanti, specialmente dei fondamentali, cioè italiano, matematica e inglese. Ogni anno c'è qualche pensionamento, quindi abbiamo un po' un naturale avvicendamento con insegnanti nuovi, però fino adesso il turnover non è stato assolutamente esagerato. Abbiamo le nomine degli insegnanti di sostegno che avvengono annualmente e di qualche insegnante che è di ruolo ma chiede l'assegnazione provvisoria in altri istituti, quindi a settembre abbiamo la nomina di quelli che decidono di rimanere in un'altra città per motivi di lavoro, di famiglia. Sono tutte situazioni che esistono in tutti gli istituti, perché le regole sono nazionali e quindi sono di tutte le scuole pubbliche statali. E poi c'è come venivano gestiti i libri, quindi sono domande a carattere amministrativo. L'altra volta c'era il comitato genitori, la presidente del comitato genitori, al quale voi potete anche rivolgervi, scrivere, perché hanno una mail, e credo che l'indirizzo mail sia sul sito. Chiedo conferma al professor Tempesta. Sì, confermo. C'è una sezione, mi sembra sia sotto la sezione famiglie, che si chiama Comitato Genitori, sì. E che ha anche il recapito, oltre che ad alcune informazioni sull'attività del comitato. Una delle attività del comitato è proprio la gestione dei libri in comodato, perché esiste il comodato regionale, un fondo regionale che viene dato ogni anno a tutte le scuole e per l'acquisto di libri in comodato, che poi il comodato prevede o la restituzione o il riscatto, comunque ha un suo iter, di questo c'è anche una nostra amministrativa dell'ufficio alunni che gestisce, e più una specie di supporto del comitato genitori. Alla fin fine i libri vengono acquistati dalla scuola, dal comitato, quelli che si possono dare, e direttamente distribuiti anche. Quindi i genitori in questa scuola, in questa istituzione, non devono andare in libreria per i libri dati in comodato.
sul numero, di solito sono quelli triennali, quelli che hanno una durata di più anni, quelli che hanno un costo anche, poi qualcosa non rientra e bisogna acquistare. Ecco, io ho dato questa spiegazione che è di tipo pratico, di tipo così di aiuto alle famiglie. Per essere più precisi, scrivete direttamente al comitato che vi verrà risposto, perché fanno un servizio veramente notevole le signore, le mamme e i genitori del comitato. Sì, aggiungo solo perché una piccola informazione, poi chiederanno al comitato genitori, che comunque è possibile anche acquistare tutti i libri tramite il comitato, nel senso che a quelli che non rientrano nel comodato il comitato organizza un gruppo di acquisto per cui possono essere acquistati collettivamente a prezzo scontato, e soprattutto, come diceva la dirigente, non avere l'onere di andare in libreria a vedere se sono arrivati eccetera, perché comunque poi la scuola, anzi il comitato all'interno della scuola, si occupa della distribuzione di tutti i libri, sia quelli incomodati sia quelli acquistati col modo collettivo, diciamo. Sì, è una buona cosa questa, e alla, con la precisazione del professore, quindi al completo. E poi c'è la domanda, si può accedere a questa materia di robotica solo chi fa le 36 ore? Non ho capito. Allora, lì forse spiega meglio il professore. Finora lo spazio del lunedì, due moduli orari, come ha detto anche la professoressa Lodulo, era per i ragazzi delle 36 ore. Noi abbiamo avuto delle opportunità con i PON, con i progetti europei, anche per le quarte, quinte elementari, quindi abbiamo cercato di cominciare presto questa attività. Su come potremo noi, la scuola sta ancora lavorando moltissimo di organizzazione e di previsione di quello che sarà il futuro. Naturalmente questi corsi nel mio modo di vedere sarebbero da offrire a tutti. Certo che se li offriamo extra orario sono limitati dal numero di posti in atelier, dobbiamo fare delle graduatorie, dobbiamo mettere dei criteri. E durante l'orario scolastico dipende molto dall'insegnante che si avvicina alla tipologia di disciplina della robotica e che intende fare questo tipo di sperimentazione. Quindi adesso non c'è una regola precisa, ma abbiamo semplicemente usato gli spazi e i modi che avevamo, più per le 36 che per le 30. Però la partita è aperta. Sì, appunto, la dirigente credo abbia già dato un quadro abbastanza complessivo, quindi abbiamo dei docenti che lo fanno all'interno delle proprie attività didattiche normali, ma chiaramente dipende, come ha detto la dirigente, dal singolo docente. Nelle 36 ore usualmente facevamo sempre, tra le varie scelte, la possibilità di fare uno o addirittura due laboratori, magari uno di coding e uno più di robotica, e a seconda delle possibilità che offrivamo ogni anno, e poi appunto le attività in orario extrascolastico, che comunque, come ha detto la dirigente, sono vincolate allo spazio, per cui di solito si davano una ventina di posti e purtroppo la domanda era sempre un pochino più alta, ecco, non si poteva accontentare sempre tutti. Ecco, allora velocemente anche le altre domande. C'è qualcuno che chiede nelle 36 ore, cioè le 6 ore di... Allora, le 6 ore che sono in più rispetto alle 30 sono comprensive del tempo mensa. Se nel dettato ministeriale il tempo mensa è indicato in 2 ore, rimangono 34 ore. Quelle altre 4, perché una cosa è la legge, una cosa è come la legge è stata applicata nelle singole scuole. Quindi se voi andate in un'altra scuola, offre il 36 in un altro modo, lo può fare direttamente rispecchiando la norma, oppure avendo trovato delle strategie diverse. Allora, le altre 4 ore sono di potenziamento, la legge voleva, di italiano e matematica attraverso compresenze. E 2 ore di compresenza fra italiano e matematica e altre 2 ore, una di approfondimento e un'altra di compresenza. Quindi c'è un aumento di tempo docente da dedicare alla classe o a gruppi di classe. Questa è la legge. Nel nostro tempo scuola, che era di 5 giorni, quindi compresso, noi avevamo fatto saltare fuori 3 pomeriggi e questi 3 pomeriggi avevano 3 tempi mensa. Ecco che già capite che non sono 2, ma sono 3.
Le altre tre ore erano due dedicate ai laboratori, perché avete visto che noi due moduli, due unità orarie le davamo ai laboratori, quindi rimangono tre, due laboratori e una era di compresenza. Si riduceva nella nostra, queste sei che sembrano sei ore in più, dovete tener conto delle mense, eh? Fate attenzione a questo dappertutto, che ci sono anche le mense. E poi mi viene chiesto se il 30 e il 36 è vincolato al triennio. Assolutamente sì. Tutte le scelte che si fanno adesso nel modulo di iscrizione, la religione cattolica opzionali, per esempio la religione cattolica, l'insegnamento del friulano, sono per il triennio. C'è, per quanto riguarda il friulano, c'è anche la possibilità di optare diversamente, però siccome alle medie non ha l'organizzazione delle elementari, della primaria, di un'ora a settimana, ma è un'attività progettuale, un'attività diciamo molto limitata nel tempo, che si apre un discorso che potrebbe avere 3-4 ore durante tutto l'anno, non ho visto in questi anni ritrattare l'opzione fatta il primo anno. E invece 30 o 36 assolutamente vincolante, perché determina l'organico degli insegnanti. Se posso farei vedere, intanto che eventualmente poi rispondiamo ad altre domande. Sì, aspetta, che c'è una domanda a tempo. Sì, scusate, no, faccio prima a dirla. Sì, a dirla. Che volevo capire, non ho capito bene il tempo mensa rispetto, quante ore sono effettive all'ora di queste sei ore? Scusi, tre volte, se stanno tre volte a scuola, mangiano tre volte, no? Non è, noi nel nostro pre-Covid scuola normale avevamo tre pomeriggi, l'abbiamo detto all'inizio, lunedì, mercoledì, due pomeriggi abbastanza lunghi, no? Finivano le 5 meno 10 e il giovedì il pomeriggio corto, finivano le 4 meno 16, 15, meno 10. Meno 10, sempre meno 10, 15.50, 16.50. Allora, stando a scuola o fino alle 4 o fino alle 5 il bambino deve mangiare tre volte e quindi sono tre ore di mensa. È chiaro? Sì, adesso sì, no, mi ero persa, scusi, sì, poi mi ero persa. Adesso, a quest'anno, tutto quello che avviene quest'anno, che abbiamo fatto la grande suddivisione della pandemia, noi abbiamo due pomeriggi quest'anno col sabato, quindi i bambini delle 36 ore in pandemia mangiano due volte. Non fanno i laboratori, perché come vi avrà detto bene prima, io sono uscita per impegni qui di segreteria, e quest'anno noi non possiamo usare il laboratorio di robotica coding, sanificare tutti questi componenti, cioè diventa tante attività, avevamo il laboratorio di falegnameria, noi col comune di Fagagna collaboriamo e abbiamo degli spazi extra scuola, ma sempre in questo contesto, lì vicino alla torre, nel palazzo della comunità, il comune ci aveva dato uno spazio per fare legno, per costruire dei manufatti. Vi posso far vedere... l'anno in cui c'era Leonardo da Vinci hanno costruito le macchine di Leonardo, la catapulta, non so, riuscite a vedere? No dirigente, perché ho bloccato sulla mia webcam, lo può far vedere dopo quando rientro. Sì, sì, io volevo far vedere la mensa proprio apposta per poi tornare dentro far vedere. Allora, vedete che stiamo percorrendo il breve tragitto che dalla scuola secondaria di primo grado, quindi dalle aule che frequenteranno i vostri ragazzi, porta alla mensa che invece è, diciamo, inserita nel complesso della scuola primaria ed è anche condivisa, diciamo, con la scuola primaria. Quest'anno la mensa è stata ristrutturata per fare spazio ad alcune aule che utilizzano gli alunni della scuola primaria. Quello che vi faccio vedere adesso, vedete che ci sono due porte di aula, in realtà prima era un ulteriore spazio per la mensa, ora è ridotto a questi tre tavoli, mentre da questo lato c'è una sala più grande, dove invece c'è un numero, insomma, cospicuo di tavoli, dove i ragazzi, come potete vedere, stanno comunque piuttosto distanti tra di loro, perché sono in quattro dei tavoli molto grandi, e possono usufruire della mensa. Come ha detto la dirigente, abbiamo ridotto la mensa quest'anno proprio perché
è meglio intanto evitare di stare nello spazio mensa per un certo tempo, e poi avevamo bisogno di trovare degli spazi aggiuntivi per dividere in gruppi più piccoli gli alunni, e quindi abbiamo dovuto fare questa scelta. Questa invece è la cucina, che come ha detto prima la dirigente è connessa direttamente, quindi il pasto viene preparato e distribuito a pochi metri di distanza da dove viene preparato. Ecco, non so se dirigente o Giulia volete dire qualcos'altro sulla mensa, che a me non viene in mente. La mensa è sicuramente un valore aggiunto, anche lei, il fatto di averla interna, avere la cuoca che cerca in tutti i modi di perfezionare o venire incontro alle esigenze. Quindi c'è un rapporto diretto sia col comune, come vi ho spiegato prima, ufficio tecnico che gestisce l'appalto, perché la mensa ha la cuoca, ma poi c'è una ditta che fornisce, che cioè l'organizzazione dell'acquisto, il pagamento buoni è una ditta, no? Che vince l'appalto e che fornisce il substrato perché tutto avvenga. La cuoca invece è da parecchio tempo che lavora qui, quindi conosce l'ambiente e cerca di venire incontro a tutte le esigenze. E quest'anno, come l'abbiamo già detto tante volte, è tutto un po' ridotto. Il vantaggio è stato, è vero che sembra dare un servizio in meno, però noi abbiamo evitato in questo modo il rischio contagi. Questo proprio si è visto chiaramente, sia alla scuola elementare che alla scuola media. Non abbiamo avuto noi due casi di ragazzi ammalati finora, mai in una classe. Le quarantene, che non sono state tante, che abbiamo avute, erano per contagi esterni riguardanti un alunno che aveva o i genitori ammalati o aveva frequentato in certi periodi ambienti con caratteristiche particolari. Quindi noi non siamo mai stati sede di focolaio e non abbiamo, e questo purtroppo è stato accertato, che le mense scolastiche, dove il passaggio dell'acqua, il passaggio, il toccare le superfici con tanta attenzione, per tanta attenzione si abbia, sono locali e a rischio, ecco. Nonostante le ditte seguano le modalità di porzionatura, di porgere il cibo e tutte queste cose, però sono ambienti affollati, la reazione si fa prima, si fa dopo, si fa durante, però ecco, noi avendo quest'anno avuto questa e andando a scuola di sabato, naturalmente, perché quello che facevi di pomeriggio l'abbiamo fatto di sabato, abbiamo evitato. Io direi che come mensa abbiamo detto tutto quello che potevamo. Se ci saranno delle novità tra adesso gennaio e settembre, sicuramente le saprete. Ecco, io intanto sto facendo l'inviato, sono uscito dal perimetro scolastico ma di pochissimo, solo per far vedere dove sono collocati i laboratori a cui faceva riferimento la dirigente prima, il palazzo della comunità che contiene il laboratorio di falegnameria, che sostanzialmente ha uso solo della scuola, ed altri laboratori. E quello di tessitura facevamo anche là. Esatto, e poi c'è ceramica, ora probabilmente non abbiamo mai usato quello di ceramica, noi lì, ecco, all'interno. Veneziano qui. Ecco, quindi solo per dirvi che è comunque a un passo. C'è una strada, come vedete, anche c'è adesso proprio in questo istante un furgone che deve passare, però è molto vicino. Questo ci dà la possibilità di dare in sicurezza anche l'accesso a queste attività ulteriori. Ecco, ritorno verso la regia dirigente, se non ha altre richieste. Perché se no le viene il fiatone. Ecco, sì, è molto bello il paesaggio, è fatto bene a fare questo sforzo. I ragazzi andavano su dal cortile, dal parco posteriore alla scuola, salivano e andavano a fare, sì, era una passeggiatina, raggiungevano il palazzo che abbiamo visto, e molto bello perché lì era sede dell'artigianato, un po' dei corsi di artigianato di Chiase Cogel. Ah, ecco la domanda, aspettate qua, per il servizio del pulmino si rivolge al comune o sapete darci qualche informazione voi per chi non è residente? Allora, io posso dire, come ho detto prima, che loro
fanno il servizio di trasporto proprio al limitare dei comuni vicinori, cioè di Rive d'Arcano e anche di Moruzzo o Colloredo, però io non vi so dire le fermate dove siano. I ragazzi di Rive d'Arcano, la signora di dov'è? Elisa Colautti, o se n'è andata? No, c'è? No, se n'è andata la signora Giorgia. Non so di dove sia la signora Elisa Colautti, però se lei chiede all'ufficio tecnico, al signor Vantusso, le sa dire tutto. E quando piove per andare in mensa a di Martignacco lei è. Martignacco non arriva, il polmino non arriva a Martignacco. E so che a seconda dei posti che ha può concedere di usare il pulmino da Villalta, però io non dica poi, la dirigente mi ha detto che da Villalta possono salire, chieda come, perché in tempi di Covid voi sapete che anche sul trasporto i posti sono stati contingentati, non ci dicevano mai quanti posti, poi all'80%, sapete tutta la discussione che c'è adesso per le superiori, che sul trasporto, ecco, loro si sono organizzati, misurano la febbre, però bisogna vedere dopo le iscrizioni quanti sono i ragazzi, per esempio delle terze che escono e delle prime che entrano, e se c'è possibilità per chi non è del comune. Il comune di Fagagna è abbastanza ben disposto verso l'esterno, però dovete assolutamente verificare per non trovarvi dopo messi male, ecco. Finora so che ce l'hanno fatta e non abbiamo neanche mai operato noi con le liste d'attesa e con il depenamento, ma è meglio informarsi con chi eroga il servizio, perché noi collaboriamo ma non siamo noi a gestire il servizio. Quando piove per andare in mensa accedono sempre esternamente. Sì, noi, la scuola primaria scende e si trova, va in mensa, andava in mensa direttamente dall'edificio, perché la mensa si trova sotto la scuola primaria. La scuola secondaria, che è a pochi passi, non ha il passaggio interno coperto. Andavano dall'esterno e nei precedenti anni scolastici, nel passato, avevano qualche minima attesa da fare e si riparavano, nelle giornate brutte, che sono comunque state poche, si riparavano con l'ombrello per una breve attesa. Quest'anno è tutto molto funzionale perché i numeri sono calati e quindi anche le attese non ci sono, fanno due tempi, due turni in mensa e quindi non esiste il problema di bagnarsi. Sì. Scusi, sentivo prima che motivo di scelta facoltativa la religione e anche la lingua friulana, ho capito bene? Allora, l'insegnamento della lingua friulana è una prerogativa, una legge regionale, abbiamo due leggi molto molto importanti, la legge nazionale 482 del 99 e la legge 29 del 2007. Queste due leggi regionali attribuiscono alle scuole la competenza dell'insegnamento della lingua friulana, che è una scelta del genitore. Molto, non so, lei cosa ha scelto in prima elementare? Sì, l'abbiamo fatta, ma era più che altro per capire chi non dovesse fare queste... Allora, io consiglio così mio, perché ci ho lavorato tanto, io ho anche fatto del master all'università, siccome la modalità, l'approccio che si fa alle medie è una modalità culturale, cioè si cerca di fare facevano storicamente sempre storia del Friuli, specialmente veniva un esperto a spiegare come si è svolta la prima guerra mondiale in Friuli, nei territori nostri, perché siamo stati proprio terra di combattimento, e nella guerra e dopo la guerra, insomma, no? Ed era un argomento storico. Adesso è a scelta dell'insegnante svolgere un argomento o storico, o geografico, o scientifico, o culturale, di letteratura, di produzione letteraria, cinematografica, oppure laboratori teatrali, espressivi. Non è mai stata lingua pura. Allora, fare la scelta del no impone
sforzo organizzativo che a volte non si riesce, perché bisognerebbe avere un insegnante a parte che non fa. Noi gli abbiamo dato un taglio talmente di tradizione, di cultura, che lo si fa a tutti anche in lingua italiana, perché parla delle tradizioni e della storia. E chi invece non dovesse fare queste due ore, immagino, ma durante la settimana, cosa fa? Siccome non è un'ora a settimana, sono 4 ore nell'anno, rimane lì alla fine, sono 4 ore di un argomento per niente, non è valutato, non è che uno parla bene e parla male al voto, no, rimane lì, non. Se poi non è lingua, non è, cioè noi, io do veramente il consiglio di mettere la crocetta sul sì per aiutarci nell'organizzazione, perché tirare fuori il ragazzino, e con chi lo, non abbiamo nella scuola purtroppo una scuola grande questa, perché ha 15 classi, se abbiamo l'unico ragazzino, perché finora il problema è stato in qualche modo introdotto cercando di fare argomenti che ai ragazzi potessero interessare, o che l'insegnante di scienze, lo stesso argomento che faceva in scienze in italiano, gli dava una connotazione con qualche spiegazione forse di lingua o di lessico, ma senza avere la prerogativa di insegnare una lingua, di insegnare la materia in lingua. La modalità CLIL per questo insegnamento. Se poi il genitore invece ha proprio l'esigenza che non ascolti nulla, perché non vuole assolutamente nessun tipo di contaminazione linguistica, ma non facciamo lingua, e sono massimo 4 ore nell'anno, che a volte non vengono neanche fatte, visto che adesso la scelta è dell'insegnante, no? Di cosa trattare, come trattare, cosa approfondire. È un approfondimento, ecco, non è una materia. Per le medie, parlo per le medie. Diverso è per le elementari. Ok, grazie. Scusate, e la religione invece? Ed è questa è la legge nazionale, la religione, se uno non la fa l'opzione di non farla, secondo me dovrebbe seguire quello che hanno fatto alla primaria. Se lei è di un'altra, allora il nostro Stato, che è uno Stato laico, dà la possibilità a tutte le confessioni religiose di essere esercitate in famiglia, e naturalmente la religione cattolica, il concordato Stato-Chiesa, i patti lateranensi hanno deciso questo, e lo Stato ci fa in modo che ci siano gli insegnanti e che ci siano delle ore di religione fin dall'infanzia, no? Infanzia un'ora e mezza, alla primaria 2 e alla scuola media 1. Quindi quando non fanno religione, nel modulo dovete compilarlo voi, l'opzione A, l'opzione B o l'opzione C. Allora, l'opzione dello studio assistito vorrebbe dire che fai compiti con qualche insegnante, che gli è l'insegnante di alternativa. L'alternativa della religione cattolica può essere anche scelto un programma alternativo. Allora, l'insegnante dell'alternativa fa un programma, ma non che fa italiano e matematica, fa un programma alternativo che sia comunque di educazione ai valori, di educazione a quello che non è religioso. Mi scusi, ha perso l'audio. Non la sentiamo più. Sì, va bene. Ho detto che non so fino a dove si è sentito niente. Fino alle tre opzioni. A, B e C. Allora, è tutto determinato da una norma, dalla legge, che quindi quando voi, io ho detto che se non gli avete fatto fare la religione nei 5 anni di scuola primaria, allora è in continuità, ma se fino alla quinta ha fatto religione non capisco perché alle medie non dovrebbe farla. Cioè tutto parte dal fatto della scelta della confessione religiosa da impartita come educazione ai propri figli. Se uno non vuole assolutamente che faccia religione, non glielo fa fare dalla prima alla quinta e neanche alle medie, e come era per le primarie così è anche Dirigente, si è scollegata per un istante. Ma qualcuno mi ha rimosso, io non so chi. Ah, ok. No, io non mi sono permesso. Si vede che qualcuno ha premuto su un tasto errato. Qualcuno mi ha rimosso, ma adesso mi hanno ripreso.
Sì, sì, adesso si vede di nuovo. Allora, ABC corrisponde a studio assistito, a un programma alternativo o un orario per andare a casa? Allora, alle superiori vanno a casa un'ora prima, due ore prima, cioè vanno via. Ma nella nostra realtà quasi tutti scelgono lo studio assistito, cioè l'insegnante preposto all'attività alternativa, perché lo Stato ci permette di nominare un insegnante, fa fare dei compiti, degli approfondimenti. Se invece il genitore sceglie di fare un programma alternativo, allora questo programma alternativo viene costruito e dopo viene anche valutato, perché la religione viene valutata. Adesso si è sentito? No. Io ho sentito. Sì, sì, tutto a posto. Okay. No, perché ogni tanto qua si scollega qualcosa, allora non c'è più. Vi facevo vedere le produzioni delle macchine di Leonardo, che hanno costruito nel laboratorio del legno. Non solo queste, un anno hanno fatto queste cose qua, che io non saprei mai fare. Più un altro dirigente. Ecco, più, così. Così si vede? Sì. C'è una catapulta. Adesso qua... Che mi muove? Ma... Abbiamo un sabotatore, no, speriamo di no. Forse c'è qualche problema sulla linea, può anche essere. Si vede, Tempeste, si vede. Si vede, si vede. Ecco, terza macchina di Leonardo. C'è un... non so se si gira qua, ecco. Ah, aspettate. Aspettate, forse adesso non riesco... Ecco, adesso lo faccio vedere di nuovo. Se, essendoti sconnessa non si vedeva, ecco, adesso si vede. Sì, diciamo che sono un po' raffinate queste. Dopo i ragazzi hanno costruito comunque anche dei portapenne, dei segnali per la classe, hanno fatto dei lavori diversi perché hanno delle attrezzature e a seconda è un po' anche delle idee. È bello, bello poterli vedere costruire delle cose, ecco, insomma, queste sono le cose che ho io qui dietro e poi fuori, adesso è un po' lungo andarlo a prendere, però c'è anche il campanile di Fagagna, la torre. Ci sono altre domande? Ce n'è una in chat, dirigente, se vuole provare adesso a leggerla. Chi proviene dalla scuola elementare di San Vito, non serve che nel modulo di iscrizione indichi la seconda o la terza scelta della scuola media, in quanto viene sicuramente accettato? Sì, 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 sì. Chi di diritto, i residenti del comune di Fagagna e di San Vito, frazioni, sono prioritari, perché fanno parte territorialmente dell'istituto. E poi noi abbiamo un regolamento che sta sul sito, per l'accettazione che ha una serie di criteri, no? L'abbiamo approvato col Consiglio d'Istituto e questi criteri sono se il domicilio, la residenza è altrove ma il domicilio è lì, se il genitore lavora, se il nucleo familiare ha dei contatti dei parenti per i quali, cioè le situazioni vengono esaminate tutte a una a una e naturalmente i comuni limitrofi, i comuni residenti. Diciamo, dirigente, che non è mai stata applicata nella storia questo regolamento, nel senso che il numero delle iscrizioni, anche se si è avvicinato alla capienza della scuola, non l'ha mai superata, perché non ci ha mai costretti, diciamo, a fare una scelta, per cui possiamo dire di stare abbastanza tranquilli, a meno che quest'anno non abbiamo il boom, non lo so. Non lo so, prima mi sembravano 40 persone, non so se qualcuno... si è già iscritto, altri aspettavano oggi per iscriversi, se hanno bisogno ancora di rassicurazioni. Il Covid, noi siamo sempre stati abbastanza i nostri spazi hanno potuto accettare anche se al limite, no? Al limite. Adesso il Covid c'è un po' nemico in questa situazione, però noi, cioè io sono disponibile ad ascoltare tutte le esigenze per vedere se riusciamo a venirvi incontro. Ecco, adesso c'è l'orario perché qualcuno sicuramente dovrà, se c'è qualcosa... Fino alle 12, poi ci siamo un po' dilungati, ma insomma, ognuno si è sconnesso se doveva andare. No, se c'è qualche altra domanda, siamo ancora qui.
No, le domande erano comunque da parte di chi probabilmente non ha potuto venire all'altra, e quindi i libri, il tempo scuola, sono queste le domande che ricorrono sempre, no? Il tempo scuola, la mensa, i servizi. Vedete, i servizi sono molto importanti per le famiglie, come è importante l'offerta formativa, no? Sicuramente. Comunque tutto quello che vi viene in mente, che adesso approfittate, e dopo avete sempre la mail, il telefono, la richiesta, fatele le richieste perché cerchiamo di rispondere. Scusate, posso fare una domanda? Sì. Sì, io mi riferisco sempre alla composizione delle classi, no? Perché prima vi ho lasciato parlare. Allora, noi appunto abbiamo già fatto l'iscrizione due giorni fa, mi pare, e abbiamo due gemelle. Ah. Ecco, noi abbiamo scelto le 30 ore, sì. Però vorremmo dividerle su dei classi. Io su una delle due ho indicato una nota, ho messo una nota, sì. Se era possibile, sì. Ecco. Fatto bene. Basta quella nota lì oppure cosa dobbiamo fare? Se lei ha scritto chiaramente quello che ha detto adesso, sì. Se ha delle altre cose da aggiungere, mi scriva una mail, la può indirizzare a me. Io raccolgo man mano che uno ha delle esigenze particolari, diciamo, lo faccio in modo diretto col genitore e dopo porterò queste istanze al gruppo di lavoro. Ah, ok, la mail dove la trovo? La sua mail? La mia mail è sul sito, anche quella. Ah, però è facile. Okay. Dirigente chiocciola. Icifagagna, tutta una parola, IC, che sta per istituto comprensivo, icifagagna.edu.it, che è il nostro indirizzo di tutti, e dopo, comunque sul sito c'è. Dirigente chiocciola inizia, no? Okay. Adesso l'ha scritta il professor Tempesti, sì. Oh, ok, va bene, la ringrazio. Prego, prego. Non mi sono dimenticata di chiedere se è delle nostre scuole primarie o da fuori, signore. No, no, le primarie arriva da Arcano. Ah, lei viene da Rive. Quindi sì. Sì, va bene. Quanti bambini sono in classe a Rive d'Arcano? È una ventina, però so che più di metà va a San Daniele. Ah, più di metà, ok. Almeno da quello, dal sondaggio così internose, sembra almeno una metà, se non più, va a San Daniele. Perché hanno parenti o gli è più comodo? Eh beh sì, l'istituto comprensivo poi di riferimento, non il vostro. Noi nel nostro caso, avendo i nonni lì a Fagagna, c'è sì, più comodo. Più così. Va bene, grazie. 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 Va bene. Adesso forse sono rimaste poche persone, no? Non riesco. Sì, siamo ancora a 27, però insomma, non vedendo che ci sono domande, forse possiamo concludere. Sì, solo sapere se le persone presenti erano, io faccio sempre questa domanda, di solito facevo, se sono di nostre scuole, di Fagagna, di San Vito, o se sono di fuori. Perché prima ha parlato una mamma di Martignacco, adesso un signore di Rive d'Arcano. Noi siamo di Rive d'Arcano, un'altra famiglia di Rive d'Arcano. Perfetto, piacere. Piacere. Abbiamo già una figlia lì comunque. Avete già una figlia lì? Sì, perché da Rive d'Arcano abbiamo parecchi alunni, no? E quindi ho fatto la domanda prima. Sì. Quindi siete di Rive. Sì. Buongiorno, noi invece siamo di Pagnacco e abbiamo la sorella Alice che viene già lì e ci troviamo molto bene. Quindi... Ah, da Pagnacco voi? Da Pagnacco, sì. Poi ho letto di Martignacco, Maiano, residenti a Udine, ma proveniente dalla scuola elementare di Fagagna, quindi praticamente interno. Noi siamo di Basiliano, ma dopo ne siamo con la primogenita, stiamo valutando. Sì, noi abbiamo avuto negli ultimi anni anche qualcuno delle frazioni di Meretto, di Tomba, quindi Plasencis, San Marco. Voi invece siete di Basiliano. Noi di San Daniele proveniamo dall'elementare di San Vito. Ciconicco però è di Martignacco, la mamma di Martignacco, ok, sì, da quello che capisco la geografia è quella di
più o meno di pertinenza, no? Perché noi siamo in mezzo fra anche Moruzzo, venivano i bambini di Moruzzo, dipende dalle annate, però più o meno corrisponde. Poi se uno ha già avuto un figlio, ha avuto un'esperienza, questo vuol dire molto, sì. Bene, allora io spero che vi sia stato utile, chiaro, vedere. Siete riusciti a vedere abbastanza? O c'era... Visto tutto, sì, grazie. Visto tutto, ecco. Ripeto, se poi una persona vorrebbe, ha del dubbio ancora e crede che chiamare o proprio... Cioè farvi andare in mensa di persona, non posso. Farvi andare... dirvi delle cose che non so precise, come ho detto prima sul trasporto, non posso, ma se avete bisogno della segreteria, delle informazioni ancora sui libri o del qualcosa qui, potete anche telefonare, prendere un appuntamento e venire, perché non si può tanto in presenza, ma noi cerchiamo, insomma, con le dovute cautele di farlo, di accogliere. Bene, dicono che siamo stati esaustivi, se lo siamo stati ci fa piacere, se no, ripeto, chiedete. Professor Tempesti è stato bravo, potremmo fargli un applauso perché è andato male. No, non serve, poi non si può virtualmente, come no, si no, fa? No, non ho capito, perché lui è il tecnologico, io no, ma diciamo che prima faceva il selfie, dopo non l'ha fatto più e quindi, andato, ha fatto vedere. Sì. Spero che si sia visto, l'idea era proprio questa, di poter comunque interagire, dialogare mentre si vedeva la realtà che abbiamo. La tecnologia è una grande cosa, eh? Cioè quando ti mollano ti viene una rabbia infinita, cioè veramente una rabbia, perché la vorremmo perfetta sempre, però oggi ha funzionato, grazie, sì, io mi sento in debito di riconoscenza verso i tecnologici. Grazie invece a voi che avete resistito fino adesso e che avete... partecipato anche se da lontano a questo tour, questo virtual tour. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci a tutti, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Weekend, arrivederci.